all'interno di un progetto di ricerca Versali che vuole fare una bioraffineria con al centro la pianta del guaiole. Il guaiole è una pianta originaria dell'Arizona e del nord del Messico, quindi di zone desertiche. Cresce bene anche in Italia, infatti abbiamo campi sperimentali in Basilicata. E Versali è stata da subito interessata a questa pianta perché è una produttrice di lattice e gomma naturale. L'idea però è quella di posizionarla all'interno di una bioraffineria, quindi cosa significa? Significa massimizzare tutti i prodotti che ne possiamo ricavare in modo da non avere o avere il minor possibile scarto da queste lavorazioni. Quindi al termine del periodo di crescita della pianta viene raccolta in campo e da subito vengono prese le foglie e da queste estratti oli essenziali e principi attivi che possono coprire il campo della cosmetica come conservanti ad esempio. Dalla parte più lignosa estraiamo lattice e gomma. Il lattice è un lattice naturalmente ipoallergenico, quindi con un basso contenuto di proteine, che può andare a coprire il settore biomedicale, mentre la gomma è una gomma vegetale che riveste una importanza nel settore dei pneumatici. Tolti questi principali prodotti, rimaniamo con un residuo lignocellulosico nel quale con un processo proprietario di idrolisi riusciamo a liberarne gli zuccheri che la costituiscono e questi zuccheri diventano il substrato per fermentazioni. Possiamo fare vari tipi di fermentazioni. Quello che attualmente ci interessa maggiormente è una fermentazione con un microorganismo geneticamente modificato che produce butandiolo, che poi convertiamo a butadiene per polimerizzarlo a polibutadiene. Il polibutadiene è un prodotto che già Versali si produce da origine petro, in questo caso ovviamente sarebbe green. E così facendo chiudiamo la bioraffineria del guaiole, non avendo scarti, ottimizzando al massimo quello che questa pianta ci può dare.